I poliziotti della Digos della Questura di Firenze si sono presentati stamani nelle abitazioni dei 6 esponenti di Azione Studentesca tra i 16 e i 21 anni, indagati dopo l'aggressione avvenuta sabato scorso davanti al liceo classico Michelangelo di Firenze. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 5 telefoni cellulari e qualche volantino. Sulla vicenda sono aperte 2 inchieste, una alla Procura della Repubblica e un'altra alla Procura minorile per via delle diverse età degli indagati. I reati ipotizzati in entrambi i fascicoli sono gli stessi, vale a dire violenza privata aggravata e lesioni aggravate da futili motivi e dall'aver agito uniti. Il reato di lesioni si aggiunge a quello già noto di violenza privata sulla base di 2 referti medici per i 2 ragazzi del liceo classico Michelangelo colpiti sabato scorso. Uno ha avuto 5 giorni di prognosi, l'altro 6 giorni. Intanto la prossima settimana è previsto l'interrogatorio nelle 2 procure dei 6 indagati. Risponderemo alle domande e diremo la nostra versione sui fatti accaduti, spiega l'avvocato Sonia Michelacci, difensore dei 6 giovani di Azione Studentesca.